Ciao a tutti, allora benvenuti in questo nuovo video. Non fate caso all'abbigliamento, ma sto in casa. Io in casa metto, cioè sto comoda, non ci sto tutta bella ghindata, eccetera. E questo non è un pigiama, ma è un caftano che ho preso nell'era della preistoria, quando sono andata in Tunisia e l'ho ritrovato. Mi piaceva, poi comunque oggi che è caldo, questo è un tessuto particolarmente leggero e quindi sto fresca. Non fate caso neanche al semipermanente che mi è partito, ovviamente nel dito medio come al solito, però ecco, ho talmente tanta ricrescita che ho chiamato l'estilista oggi, gli ho detto quando me ne può fa. Mi ha detto appena torno dalle vacanze, lei torna martedì, quindi mi farà il semipermanente nuovo martedì, già sto guardando come farmele. Non fate caso neanche al ciuccettino, ma regà, io sto schiumando. Poi c'ho la finestra chiusa perché di sotto ci stanno dei bambini che giocano, quindi devo per forza stare con la finestra chiusa, quindi perdonatemi. Allora, cominciamo perché sennò qui andiamo alle lunghe. Nel mio primo video di ritorno, dove praticamente sono ritornata, dove annunciavo il mio ritorno, vi ho detto che i miei interessi nei confronti di YouTube sono un po' cambiati. Adesso mi sto appassionando e mi sono appassionata ai video che riguardano la casa, l'arredamento, la pulizia della casa, eccetera. E oggi voglio proprio parlarvi di come pulisco io casa. Bisogna fare una precisazione però. Allora, io ho un folletto completo, quindi stiamo parlando di tutto quello che riguarda l'aspirapolvere folletto, quindi battitappeto, lavapavimenti, picchio e via dicendo. Quindi io maggiormente utilizzo il folletto, mi pare ovvio. Poi, quando sono di corsa vuol dire che, ad esempio, la mattina esco, vado a fare delle commissioni, ritorno tardi, ho un'ora di tempo prima di cominciare a preparare il pranzo e utilizzo, altre cose, non utilizzo il folletto e, per essere un po' più sbrigativa. E ora vi faccio vedere un po' quello che utilizzo, però particolarmente io utilizzo il folletto. Partiamo dalla polvere. Allora, io odio, c'ho un odio che voi non avete neanche idea. Preferisco passare lo straccio tutti i giorni, ma io odio di gran lunga spolverare. Proprio per questo motivo, quando ero nell'altra casa c'avevo addirittura i mobili scuri, quindi la polvere si vedeva subito. Invece stavolta, stavolta. Invece a casa adesso ho i mobili chiari, i mobili in legno chiaro, mobili bianchi, eccetera, quindi la polvere si vede molto di meno. È stato fatto apposta perché se no io dovrei sempre spolverare. Spolvero, io utilizzo questo, il mangiapolvere dell'Emulsio. Allora, io questo qui è in special modo proprio per spolverare, però ho provato anche tempo fa. Ho provato anche tempo fa l'emulsio, quello per il pavimento, che io passavo con la capellona a terra. Quando non andavo di aspirapolvere, passavo quello e effettivamente gli ha fatto. Sono stata molto soddisfatta. La resa è totalmente migliore rispetto a quando ci vado a mettere questo. Infatti, devo andare all'acqua e sapone e devo andarla a ricomprare quello per il pavimento. Anche perché ha un odore buonissimo. Quindi, emulsio, io lo raccomando. Sia questo qui classico per lo spolvero che io utilizzo con un panno di quelli con le frangette, lo spruzzo e poi lo passo. E poi anche quello appunto per il pavimento che io utilizzo proprio con la capellona, perché
magari levare, visto che io ho due cani dentro casa, per levare i peli dei cani e per dare, diciamo, una passata di pulizia, tra virgolette. In realtà non lava il pavimento, leva solamente il grosso superficiale, però diciamo quando sei magari di corsa che ti stanno arrivando magari gente all'ultimo secondo, eccetera, è un ottimo modo, anche perché ha un ottimo profumo, quindi si sente il profumo in tutta casa. Quindi questo è il primo. Passiamo alla cucina. Allora, la cucina, io in cucina diciamo che ne ho cambiati tantissimi. L'unica cosa che non ho cambiato nel corso degli anni è la pulizia del forno, e io utilizzo questo, che penso che parecchi lo conosceranno perché è storico, è della Stenom ed è l'Oven. Questo è il prodotto che io consiglio e ho consigliato a tutti per la pulizia del forno, perché vi crea una sorta di schiuma che voi lasciate agire per un po' e poi andate a levare e vi leva praticamente tutto. Il forno risulta splendente, splendente. Quindi questo per il forno. Poi, per quanto riguarda invece la cucina, io utilizzo, diciamo, maggiormente due prodotti. Allora, entrambi sono delle miscele, cioè non sono dei prodotti che si comprano già fatti, ma sono delle miscele che ho creato. Allora, una è la miscela classica di aceto e alcol che io ho visto da TBG, che non gli avrei dato un fico secco e invece mi piace. A volte vado di Rio Melaceto. Questo per una questione di odore, soprattutto, non di resa. Nel senso, il Rio Melaceto, logicamente, essendo fatto con l'aceto di mele, ha un odore migliore, più gradevole. L'aceto con l'alcol, logicamente, ha un odore più forte. Quindi maggiormente utilizzo aceto e alcol, lo alterno quando finisco magari l'aceto, quando ecco in periodo di quarantena non si trovava l'alcol, sono andata di Rio Melaceto. Però comunque questi sono, e li metto in degli spruzzini come questo qui l'ho preso all'IKEA, è costata una scemenza e ne ho presi due. Proprio perché mi risultava complicato trovare questi spruzzini qua. Un'altra miscela invece che sono andata a crearmi e che mi piace perché diciamo la utilizzo anche per la pulizia del bagno è fatta con questo, che è sempre di Stenom ed è il degreaser. Allora, questo qui è uno sgrassatore multisuperficie, quindi non è specifico per la cucina, può essere utilizzato in vari campi. Questo qui è 1 litro. Come si utilizza? Questo non va utilizzato assoluto. Questo va miscelato con l'acqua. Voi praticamente aprite il tappo, vedete all'interno c'è questa specie di cilindro. Questo è il misurino della Stenom, di quasi tutti i prodotti di Stenom. Io vado a mettere un misurino di questo insieme all'acqua nello spruzzino. E questo praticamente diventa il classico sgrassatore che io appunto, come vi ho detto, utilizzo sia per la cucina, quindi stiamo parlando di lavello, fornelli, piano, eccetera, sia per il bagno. In bagno però, oltre ad utilizzare questo che lo utilizzo diciamo tutti i giorni, due volte a settimana, a volte anche una, 2 volte a settimana vado ad utilizzare un altro prodotto. L'altro prodotto che utilizzo è questo qui, sempre di Stenom, e è il Deep Gel. Allora, questo qui deve essere usato in quantità molto molto minima. Vedete quanto ne ho utilizzato rispetto a quanto ancora c'è? Ecco, io ce l'ho praticamente da 2 anni. Questo perché? Perché è un detersivo geloso con all'interno dei granuletti. Proprio per questo va a come fare uno scrub del bagno. Ecco, va proprio a disincrostare. Intanto è arrivato l'aiutante.
Allora, vi dicevo, questo qui va a disincrostare il bagno attraverso proprio questi granuletti, poi ha un odore buonissimo, fresco, cioè proprio, cioè vi sa proprio di fresco, vi rinfresca il bagno. Io questo qui, vi ripeto, lo utilizzo una, due volte al massimo in bagno perché dà come si dice, una pulizia più profonda. Invece, come vi dicevo prima, per le restanti pulizie utilizzo il mio spruzzino fatto in casa. Poi, per quanto riguarda invece gli specchi, io utilizzo questo. Allora, questo qui è il window spray. Anche questo, come quello per il forno, è uno dei prodotti di Stenom che praticamente si una botta. È andato. Allora, vi dicevo, il window spray, io lo utilizzo per gli specchi. In teoria dovrebbe essere utilizzato per i vetri delle finestre, ma come detto a inizio di video, come detto a inizio video, avendo io il folletto completo, ho anche la lavavetri. Quindi io le finestre le vado a fare con quella. Le finestre le vado a fare con quella perché mi trovo particolarmente bene, logicamente, se no non lo utilizzerei. Però prima di avere la lavavetri del folletto utilizzavo questo e ve li fa benissimo in un nanosecondo. Quindi anche questo per i vetri e per gli specchi, scusate, per il bagno. Infine, sempre per il bagno, una chicchetta sono queste goccine che praticamente sono delle goccine deodoranti. Che vanno messe nel water all'interno magari di un alcuni lo mettono anche all'interno degli umidificatori, quelli del termosifone. Io non ce l'ho, lo metto solamente nel water. Vi assicuro che bastano due gocce e vi si sente l'odore per tutto il bagno. Questo in particolar modo è alla freschezza marina, è un odore classico. Però viene particolarmente utilizzato e lo utilizzo particolarmente per neutralizzare gli odori che vengono dalla fogna. Praticamente lo so che è brutto dirlo, però c'ho questo problema in un bagno, in uno dei due bagni, quello dei bimbi, e quindi per forza di cose mi tocca fare così. Poi, per ultimi, ma non per importanza, parliamo del pavimento. Come vi ho detto prima, quando devo raccogliere velocemente i peli dei cani, utilizzo l'emulsio pavimenti. Quando devo fare la pulizia vera e propria del pavimento, utilizzo la lavapavimenti perché mi dimezza il tempo, mi pulisce molto molto meglio. Quando devo, diciamo, come posso dire in maniera carina, rimettere a posto degli errori o dei disastri, ecco, dei disastri fatti un po' dai bimbi, tipo che mi hanno fatto cascare un giorno tutto il succo di frutta, lasciamo perdere, oppure i cani che magari dopo la passeggiata mi tornano e hanno magari le zampe zozze, io non mi sono accorta e mi passano e mi lasciano le zampate per terra. Allora, velocemente io vado a passare lo straccio, anzi, non lo straccio, ma il mocio, perché lo straccio io lo odio. E vado ad utilizzare questi due prodotti. Allora, questo qui azzurro è il Multiflor, che è praticamente un detersivo per il pavimento semplicissimo. Anche questo super concentrato, liquido, però non è geloso e nient'altro, è liquidissimo ed ha una profumazione di limone. Quest'altro invece è il Germ Troll, questo qui è una sorta di amuchina per il pavimento. Questo ha diversi utilizzi, può essere usato per diverse cose, anche per disinfettare le superfici, tipo il piano della cucina, il tavolino, eccetera. Però io lo utilizzo in maniera particolare per il pavimento perché mi fa da igienizzante, ok? E niente, questi erano tutti i prodotti che io utilizzo quando sono di corsa.
Ora, se volete, io vi posso fare anche un video per quanto riguarda il folletto, però visto che non, diciamo, ci sono un po' dei pareri discordanti su questo prodotto, preferisco che voi mi diciate sì o no. Quindi fatemi sapere nei commenti, così semmai mi organizzo un attimino, perché effettivamente farvi vedere tutto il folletto o parlarvi del folletto di per sé è un po' lungo. Magari ve lo faccio vedere proprio come lo utilizzo nella maniera pratica. E niente, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piacciono, perché mi rendo conto che io sono mancata per un po'. E mi rendo conto che vi avevo lasciato con una tipologia di video un po' differente e mi ritrovo adesso con la voglia di parlarvi anche di queste altre cose che a me piacciono tantissimo, mi hanno particolarmente motivata e quindi non so, ditemi voi cosa ne pensate. Io vorrei sempre, cioè, aspetto sempre il vostro parere perché effettivamente non ho un canale che dici fai video e monetizzi. No, io ho un canale particolarmente piccolo, quindi faccio video particolarmente per voi, per passare il tempo io e per far piacere a voi. Quindi se voi non mi date un riscontro, io vado a ruota libera per cavoli miei, secondo la mia testa, però mi piacerebbe, cioè, diciamo, soddisfare qualche desiderio di qualcuna di voi. Vi ringrazio chi mi ha commentato negli ultimi video, che mi ha detto che sono contenti che io sia tornata. Vi ringrazio. Non pensavo veramente di ritornare, sono sincera, e vediamo infatti quanto manterrò questa promessa. Io ce la metterò tutta, però anche voi per favore datemi una mano. E niente, io vi saluto, un bacio e al prossimo video. Ciao ciao!